Notare che sono passati 19 anni e lui se lo ricorda. Praticamente è passata l'intera mia vita. Praticamente sì. Le sue passate del tempo assieme, noi invece dobbiamo... No, passiamo nessun tempo assieme. Dobbiamo conoscerci un po' meglio, a quanto pare. Ok, dobbiamo ciao. Dobbiamo avere un po' più tempo per noi. Ciao a tutti, oggi nuovo video. Primo, ma anche non era volontario, non ci ho pensato. Nuovo video, prima volta che siamo tutti e quattro insieme sul canale. Oggi abbiamo qui Nicole. Ciao a tutti ragazzi. Tutti Nicole. Perché? Ciao. Prima volta di Nil sul mio canale e Andrea che non è la prima volta. Beh, perché Nil è il primo che appare sul canale. Nicole è già apparsa con me per fortuna in tanti video. Io Andrea ormai che è... Ah, e oggi faremo una cosa, a parte che abbiamo già registrato anche un altro video sul canale di Nicole, visto che quello suo è fuori uso momentaneamente, quindi andate a vedere anche l'altro video che vi lascio direttamente nell'info box. E quindi cosa faremo oggi? Praticamente faremo la sfida di coppia, quindi chi conosce meglio chi. Ovviamente è il nome della challenge, nel senso è il format che si chiama così, è inteso coppia, ma non nel senso di amici, o di ecco, esatto. E quindi saremo divisi in questo modo. Tra l'altro ci siamo anche vestiti abbinati, bravi. Anche noi, viva il bracciale funzionale. Ok, saremo divisi così e dovremo capire chi, cioè dovremo capire chi vince, in realtà. Chi cosa vince? Non lo so, me loro vincono loro. È 14 anni contro un anno, quindi è diverso dal nostro, cioè io ho fatto fa, chi se lo ricordo, ma invece... Però, prima di cominciare, come se Nil ride e mi distrae, prima di cominciare, come sempre, ricordatevi di lasciarci un like per vedere altri video tutti insieme. Se non foste ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, a quello di Nicole, eventualmente a quello di Andre, quando ci sarà, ve lo metto nell'info box. E soprattutto ricordatevi di andare a seguire tutti noi su Instagram. Quello almeno non me l'hanno ancora creato. Ma non lo direi troppo forte. Possiamo iniziare con le domande? Possiamo iniziare. Quale coppia comincia? Ma aspetta, noi dobbiamo rispondere io per lui e lui per me. Uguale. Tutti devono rispondere. Iniziate voi a rispondere. Ok. Dai, io ho un piccolo vantaggio. Prima domanda, data di nascita. 14. No, la sa me, ma già la so io. 84. Ok. No. E nel 10 marzo 83. Ok. Vabbè, io la tua la so. 6 settembre del 1986. Ma ci hai messo un po', eh? Io che stavo suggerendo. È lui 2000, settembre. E basta. No, non ricordo il giorno, adesso mi viene in mente. Aspetta. Cosa? L'11. Il giorno delle torri gemelle. Il 12? Oh, tutte le prese! Il 10! Non me lo ricordavo! 10 settembre, il giorno della prima delle scuole. Voi. Che bello. 25! Abbiamo già perso per quella mia. Io almeno a tratti non l'ho ricordato. Vabbè, colore preferito. E il colore preferito è rosa. È blu, cioè, rosa. È giusto, cioè, sì, è giusto. E il tuo non lo so, penso azzurro, ma non lo so. Blu. Cioè non ho un colore preferito. Ah, ok. È quello che si avvicina, quello che mi piace più si avvicina all'azzurro, dai, blu. Io il tuo dico giallo arancione. Sì, mi piace, ma non è il mio preferito. Rosa? Sì. È buona, una delle rosa, la fighettina. E il tuo... nero. Bravo. Azzeccato il primo col nero. Black Jeep, ho pensato, se ha chiamato. Ma non era per quello, però va bene. Va bene, va bene. È una spiegazione più profonda. Che non ci interessa. Che il nero è l'assenza di ogni colore. Questo riflette un po' la mia personalità interiore. Tu hai stramai semplificato tutto il genere. Grazie. Va bene, vado avanti a leggere, posso? Siamo 2-0, ragazzi. No, l'abbiamo detto giusto. Sì. No, siamo... Se invece solo uno dei due la sa, è mezzo punto. Mezzo punto, quindi... Allora, 2-2.5. 2-2, ha ragione. 2-2. Pizza preferita? Pizza preferita? Ma io non ho una pizza preferita. Io la so la tua pizza preferita, cioè quella che... Ma sì, attenzione, nuove storie d'amore. Io direi sapevo rispondere a tutto, ma senza neanche esitare. Vabbè, la prossima volta faremo la sfida di coppia, così sicuramente vinciamo io e lei. Esatto. Non so, cioè io ti vedo con una margherita tranquillamente. Va bene, la margherita non la prendo praticamente. Infatti. La sua prosciutto e funghi. O calzone farcito senza cacciotto. Attenzione, la mezzo punto ce l'hanno. Con birra. Io ho la di te di media, bionda. Lo sa!
Lo sai veramente? Ma quando lo so, l'ho detto, non abbiamo mai mangiato la pizza, ma io adoro psicoanalizzare le persone e capire queste cose. Sono Qual bravo. È la tua preferita? La diavola. Non l'ho mai vista mangiare. In realtà la diavola è quella giunta a di venere, però non lo sa nessuno. E la tua è la diavola. Noi abbiamo mezzo di più. Mi piace molto, però sono un tipo da margherita. Ah. Abbiamo mezzo. Ma possiamo cercare di farne una giusta. Segno zodiacale. Suo. Di chi? Di chi? Di lei? No, lui deve sapere anche l'ascendente, se no non vale. No, non ci credo. Perché? È uguale come il segno zodiacale, lo hai sempre saputo. Lo so io, veramente. Beh, è scorpione comunque. Lui è pesci. Ascendente scorpione. Ascensore scorpione. Lui è vergine. E anche lei è vergine. Per noi è facile. Ho preso il primo punto intero. Come il vestito, il giorno che, o come la vestita, il giorno che vi siete incontrati per la prima volta. No. Mi ricordo solo che quella volta che sono venuta a casa tua, quella prima sera che proprio ci siamo parlati, eccetera. E lì senza vestiti. Ricordo solo che avevi i capelli argento, te li avevi fatti proprio argento. Non mi ricordo di tanto. Ti tingevi i capelli? Sì, di argento. Che tamarro. Vogliamo vedere una foto di Nico e i capelli argento. Io mi ricordo te con i jeans tipo a zampa, a zainetto, e mi sembra che c'era, avevi quella nera con un poco di rosso sui cini, mi sembra. Cioè quella tipo un po'... Ah, quella che va tipo lo scollo qua, sì, così? Ecco, mi ricordo. Non se la ricorda bene. Quella non vuole... No, notare che sono passati 19 anni e lui se lo ricorda. Praticamente era il 2001. È passata l'intera mia vita. Praticamente sì. Quindi avete preso mezzo punto. La prima volta che ci siamo visti io e Andre, lui indossava la maglietta, quella con cui ha fatto la prima reaction, e anzi il primo dissing della storia del suo canale verso il mio canale. Quindi avevi la stessa maglietta e hai detto proprio nel video... ho messo la stessa maglietta in onore, quindi... Mi sono fregato, vorrei dire vado a controllare, ma non posso. Non possiamo, quindi potevo rispondere qualunque cosa. Ah, io ricordo la seconda volta che avevi la maglia, il maglione di Chiara Ferragni, quello rosso di Natale. Quello è quando mi hai rotto l'iPhone, te lo ricordi per quello. Esatto. Allora, era estate. Sì, era questo periodo. Avevi un vestito estivo sul chiaro, bianco. Era una maglia nera, ma va bene. Questo vale come meno mezzo punto. Capito, proprio altri non mi ha guardata. Bravo. Abbiamo preso mezzo punto a testa. Luogo di nascita di Nicole. Trieste. Capodistria, Coper. Dove sono quindi nata? Un punto per noi. Milano Baggio. Sono nata a Milano, non sono nata a Milano Baggio. È tu o Milano? Un punto anche per noi. Quando ha aperto il suo canale YouTube? Tu c'eri, ho usato la tua videocamera della mia anche tua. Tu quando ha aperto il suo, perché c'era aveva un canale. Ma ha fatto 3 video parlando di me. Quindi quando è che ho aperto il canale? Giuro che non me lo ricordo. L'anno. No, sì. Cioè non ho idea che anno. E tu quando ha aperto il suo te lo ricordi? Lui l'ha aperto nel 2015 quando l'ho lasciato perché doveva parlare di me per farsi le views. È vero, dai! Ah, pesante! Infatti poi non ha fatto più niente. Ma è vero, cioè mezzo punto! Ma io quando l'ho aperto? Uguale a me. Uguale? Adesso non mi ricordo. No, tu mi sei aperto un po' prima. Io l'ho aperto leggermente prima, ma comunque per entrambi il 2012. Ok. Io 2009 comunque. Noi dovresti saperlo. Ah, questa però è troppo facile. Per lui è molto difficile, ma per voi è facile. Non credo. Nomi dei suoi animali domestici. E vabbè. Fiocco, Ramses, Audrey e... Ah, tutti, hai visto dicendo tutti quelli che della mia infanzia. No, lei è bravo, tenendo gli attuali, ma bravo. Quelli che so io sono questi. Un punto, perché tanto tu non... Forse potrei aggiungere anche qualche gatto della nonna, ma non me lo ricordo. Che carino. Oh. E lui li ha conosciuti, non ti ricordo. Tutte le loro... Mi stai mettendo in una situazione. Neil non ha mai avuto animali domestici, quindi... Facile. Sì. Andre non ha mai avuto animali domestici. Allora. Moiki. Bravo. Wish. Dai! Moiki, poi. Moiki. Tiffany. Come un personaggio di Matrix. Matrix l'ho visto a scuola mentre stavo dormendo. Abbiamo perso il punto? Aspetta, no, perché allora ricordo che quando io... È quello che ho preso in braccio. Perché tu mi fai... è rimasto un attimo... Sì, che è quello che ha sempre paura di tutti. Si chiama... Sì. Nio. Bravo! Nio. Bravo, Ani, bravo! Stavo per dire Nilo, però... Nilo! Nilo. Il prossimo lo chiamo Nilo. La
la mia, la sua, quindi materia preferita a scuola. Beh, facilissimo. È l'unica cosa che so fare. Cioè, l'inglese in questo caso magari. Sì, le lingue comunque inglese più delle altre. E Neil? Tutte le materie scientifiche, penso matematica, economia aziendale, il migliore sì. Matematica. Sì, lui è una specie di genio. Mia? Ricreazione. Beh, dai. Mi piace sempre parlare, cosa sarà mai la mia materia preferita? Filosofia. Anche? Però ancora più difficile. Sì. Storia? No. Italiano? Italiano! Cioè, no, non vale però perché la prima è quella che vale. Scusa. Ha detto filosofia che comunque è la mia seconda materia preferita. E non è la materia preferita, niente. La mia? Informatica. Non esiste, non ce l'hanno mai fatta fare. Lingue? Inglese? Ok, allora mezzo punto a noi. Come mezzo punto? E questo no, e questo no, e questo no, e questo sì. Punto! Tanto i video si possono tagliare. Qual è il suo vero colore di capelli? Lo sai, mi hai vista. Buon castano biondo. Sì. Biondo, non biondo chiaro, biondo. Questo è più per loro che per noi, perché è il loro colore. E io, ho visto i tuoi vecchi video dove eri mora, però... È giusto, sono mori. Sei mora? I castani... Non me ne ero mai mora. Ero mora, sei nera. State controllando. Sì! Ma fate pure. La spulciamo. Andiamo qui così. Qual è il suo mezzo di trasporto preferito? Beh, facilissimo per tutti e due. Stanno rispondendo tutti, secondo me, sono di tutti che dicono. Cioè, ho fatto gli scambi, tutte le cose possibili, beh, la bici, dai. La bici anche per lui. Ok. Mia? Macchina. Ovvio. Sono fatto un'ora scansata, che incredibile. Ma seguito ore e ore. Ma sei bravissima. No, è andata su un macchino da Austria e indietro da sola. E tu l'aereo? E io l'aereo. E il monopattino elettrico. Ah sì? È divertentissimo. Ah, già che mi hai sentito che ce l'ha. Sì, claro. È bellissimo. Come si chiama il suo migliore amico o amica, dipende. Una che conosco in comune è Sandra. Sì, ma non è mai io stata. Io posso dire cosa avrei detto io? Demenza. Quindi no, non è dove. Beh, Neil io lo sapevo, però visto che non siete più amici, Matteo era il tuo migliore amico, ma adesso... Sì, ci sta. Com'è facile. Com'è, vediamo se ti ricordi. Allora, io ho fatto un video con uno dei miei più cari amici. Ma hai fatto un video con chiunque. Per clickbaitare ho scritto il mio migliore amico. Ovviamente io non sono migliore amico, ne ho tanti. E anche di amici. Ho due migliori amiche. Ah, giusto, per... lei sì, aspetta, lei me lo ricordo. Due sono. No, ma... Due mie migliori amiche. Dai, almeno una delle mie. È scaduto il tempo, ragazzi. Almeno cioè, noi abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Hanno vinto loro, era difficile. Beh, era ovvio. Un anno contro quanti sono? 19 quasi anni. 14. Ma che siamo stati insieme? Ma noi non siamo mai stati assieme. E ho capito. Quanti sono? Per avete tempo per cioè, io allora direi, avete vinto voi, quindi adesso andate su e passate del tempo assieme. Noi invece dobbiamo... No, passiamo nessun tempo assieme. Dobbiamo conoscerci un po' meglio, a quanto pare. Allora, ok, dobbiamo ciao. Dobbiamo avere un po' più tempo per noi. Comunque... comunque aiutatemi. Adesso non ti faccio chiudere il video. Chiudilo tu se vuoi. No, chiudilo tu, non so. Comunque per oggi era tutto, quindi noi vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo domani con il nuovo video. Ciao ciao. Vabbè.